La mia brevissima presentazione precede una interrogazione dei testi che sarà fatta da Gabriella Cirucci, la quale ha coordinato il gruppo di giovani studiosi che mi hanno aiutato e hanno fatto la digitalizzazione dei testi. Si tratta di Anna Anguissola, di Marianna Castiglione, di Elena Diacciati e di Gabriella stessa, che ha avuto anche il ruolo di fare il Cerbero, il coordinatore, e mi ha aiutato a sbrogliare molti nodi. Non tutti, perché come vedrete e come potrete aver visto da quella brochure che vi ho preparato, noi siamo ben a monte della soluzione dei grandi portali di Europeana, perché per questioni di finanziamenti il nostro progetto è stato tagliato in tre parti con tre indirizzi diversi. Riusciremo, pare, prossimamente perlomeno a ridurli a due. Ecco, quindi siamo in una fase molto, molto meno complessa di quella che abbiamo tratteggiato poco fa con Carare Europeana. Il nostro lavoro ovviamente si lega ai progetti PRIN e si lega all'edizione di Edes Barberine che io ho curato, e Edes Barberine che ci ha offerto la possibilità di sviluppare il discorso in direzioni diverse tra loro, ma tutte collegate. In una prima fase ci siamo interrogati su quello che erano i procedimenti di costruzione di questo testo, che è nato in una maniera complessa. E quindi, dopo aver digitalizzato l'edizione del 1642, averla resa interrogabile con tutta una serie di indici che vedremo, e averla correlata alla pianta del palazzo, cosicché dalla pianta del palazzo e dei giardini è possibile collegarsi ai passi che vi riferiscono, abbiamo studiato i manoscritti che precedono la redazione a stampa del 1642, ossia il Barberiniano Latino 2317, Brevis Descriptio, che abbiamo anche trattato con note che mostrano le correzioni e le varianti testuali. Si tratta di una prima redazione della prima lettera in cui si compone l'opera di Tezzi, in una fase del 1640 in cui Tezzi ancora non aveva ipotizzato la costruzione del grande volume, ma pensava di limitarsi a comporre un inquadramento generale per l'opera di un altro, ossia descrizione del grande affresco di Pietro da Cortona fatto dall'estensore del programma iconografico, vale a dire il poeta di corte Francesco Bracciolini. Questo manoscritto è identificato concordemente dalla critica, cioè a dire da Lee, da Frankenberg, da Harper, in un altro Barberiniano latino che si intitola Il Pellegrino, e anche questo è stato trascritto, indicizzato, reso interrogabile. Sono state anche notate tutte le varianti testuali, le correzioni, le scritture sopra le righe. Questo per quanto attiene il cantiere di Tezzi, però ci è sembrato utile aggiungere anche un altro testo, vale a dire un testo pubblicato a stampa su iniziativa del Cardinal Francesco Barberini nel 1656, il Museum Barberinum, redatto da un botanico e archiatra pontificio, Domenico Panaroli, che dà un catalogo di quelle stesse stanze che raccoglie antichità e naturalia annesse alla Biblioteca Barberina di cui parla Tezzi. Quello che è interessante è che il Museum Barberinum di Panaroli è qualcosa di completamente diverso da quello che ci aspetteremmo, perché è una raccolta che cataloga voce per voce con una minuzia attentissima e dettagliatissima tutti i naturalia, mentre raccoglie in un unico paragrafo per grandi e genericissime categorie tipologiche le antichità e
annuncia esplicitamente di non voler entrare in questioni che riguardano gli antiquari. Ci troviamo di fronte quindi a un mutamento di ottica in controtendenza rispetto a quella che è la linea di visione, di approccio al collezionismo che è prevalente in quel periodo e che è quella rispecchiata per esempio nel coevo Museo Cartaceo di Cassiano dal Pozzo. Questo non significa una perdita di interesse per le antichità, perché 20 anni dopo che il cardinale aveva pagato la pubblicazione dell'opera di Panaroli, il cardinale fa stampare un opuscoletto redatto a decenni prima da Olstenio, dedicato a quel frammento di pittura antica trovato nei fondamenti del palazzo, che è usato come allegoria del destino papale dei Barberini. Lo fa stampare nel 1676, 3 anni prima di morire, e sappiamo da tutta una serie di testimonianze che lo usa anche come dono diplomatico. Ci è sembrato quindi interessante completare questa prima fase con quest'opera. In una fase successiva, con un altro finanziamento, siamo andati avanti, ovviamente questo non riteniamo questo dossier concluso e speriamo di poterlo incrementare con altri tipi di documenti, di cui abbiamo già una larga base, anche documenti d'archivio inediti, ma appunto ci siamo poi spostate a vedere un testo che si correla a Aedes Barberine per una duplice ragione di motivi, ed è un testo che voi tutti conoscete perché è un testo importante negli studi di antiquaria del Seicento, ossia il Romanum Museum di De La Chaux. Il Romanum Museum di De La Chaux è importante per le collezioni barberine perché è l'opera che ci dà, a parte gli inventari, la più dettagliata descrizione di molte gemme e di bronzetti, spesso falsi. E ci dà anche le immagini, ma non è solo per questo che il Romanum Museum meritava uno spazio nel nostro database, è anche perché nella terza edizione del Romanum Museum, quella del 1746, l'editore Amidei compie un'operazione allora abbastanza frequente, ossia fa un plagio, si inghiotte il Tezzi. La pagine intere del Tezzi e le incisioni vengono riprodotte con una correzione dell'iconografia di Commodo, che è corretta e indicato giustamente come Lucio Vero e non come Commodo, però tutto il resto è ripreso senza citarlo. Abbiamo quindi trascritto e reso interrogabile, secondo indici, la prima edizione del Romanum Museum del 1690 e poi l'edizione del 1746, tenendo presente che l'edizione del 1746 è costruita non sull'edizione del 1690, ma sulla seconda edizione del 1707. Quindi sostanzialmente noi abbiamo fatto un lavoro che vale per tre, perché abbiamo la versione del 1690, la versione del 1707 arricchita delle aggiunte del 1746. Ci siamo preoccupati poi soprattutto di verificare le fonti citate e quelle soltanto menzionate. Questo ci permette di poter disporre, come vi mostrerà Gabriella tra poco, dello strumentario culturale di De La Chaux, che fino a questo momento non credo fosse così chiaramente disponibile. In una terza fase, poi, abbiamo pensato di approfondire e di chiarire meglio referenti del genere di Aedes Barberine e di vedere quali sono i modelli a cui Tezzi poteva fare riferimento per cominciare a descrivere il palazzo. E quindi questo era un lavoro che avevo affrontato nella prefazione all'edizione di Tezzi, però abbiamo pensato che fosse utile e poter mettere a disposizione di tutti e rendere interrogabili tutta una serie di testi di descrizioni di palazzi in edizioni cinquecentesche o rimasti manoscritti. E quindi abbiamo indicizzato e reso interrogabile la Caprarola di Luigi Gambara in endecasillabi, che racconta una visita per Roma a Palazzo
prima nelle antichità del Campidoglio, poi a Palazzo Farnese, poi arriva alla villa di Caprarola e abbiamo così collegato anche, ed è stata un'impresa tutt'altro che facile, i versi agli affreschi. Purtroppo non avevamo abbastanza soldi per fare una campagna fotografica su Caprarola e quindi ci siamo contentati di fare l'impresa di collegare i versi alle stanze e nelle diverse stanze alle pareti, cioè identificare il percorso seguendo gli affreschi, cosa tutt'altro che semplice perché non esiste a tutt'oggi un'edizione completa che tenga conto di tutti gli affreschi di Caprarola nel loro complesso. Questo stesso procedimento noi l'abbiamo seguito anche per un altro poemetto, la Perettina che Federico che qui conosce bene, la Perettina di Aurelio Orsi, che descrive la villa Peretti Montalto perduta, ma di cui è possibile ricostruire, e qui mi sono avvalsa di una pianta già edita, per poter ricostruire il percorso seguito nella narrazione da Orsi. Poi Gabriella ci farà vedere come questo ci riservi delle sorprese. Ci siamo poi spostati un blocco di testi omogeneo per collezione, cioè che riguarda le collezioni borghese, e abbiamo cominciato con la Galleria di Francucci, trascrivendo e indicizzando l'edizione a stampa e poi il manoscritto dell'Archivio Segreto Vaticano. Per il Francucci non abbiamo potuto, il Francucci si riferisce al Palazzo Borghese di Borgo, e però lui stesso ammette fin dall'inizio che il suo discorso procede per grossi blocchi tematici, per esempio parla prima di tutte le immagini che si riferiscono a cicli epici, poi quelle che si riferiscono a cicli biblici, poi quelle della vita di Cristo. In tutto questo però vedrete come, ve lo racconterà Gabriella, io l'ho già scritto a suo tempo, come sia possibile anche cogliere delle notazioni che ci danno delle indicazioni circa le scelte espositive. Le descrizioni di Francucci hanno una attenzione per la realtà abbastanza disuguale, non sono sostanzialmente ekfrasti che hanno un linguaggio panegiristico, ma eseguono spesso dei topoi letterari. Per esempio, io dubito assai che ci fossero nel Palazzo di Borgo delle porte in bronzo con i rilievi che rappresentavano il cardinale che si precipita nei gorghi del Tevere che ha inondato la città o che fonda la chiesa di San Sebastiano, e credo che questo sia un topos letterario che deriva via poemica Vallereschi dal vecchio modello virgiliano della descrizione delle porte del Tempio di Apollo a Cuma. Francucci inoltre, come vedremo fanno altri come lui, ha l'abitudine di accentuare quelli che sono gli aspetti drammatici delle opere e quindi aggiunge tutta una serie di dettagli cruenti che non ritroviamo per esempio nella deposizione di Cristo di Raffaello, per esempio nella Giuditta di Baglione, per esempio nel Davide e Golia di Caravaggio. Abbiamo poi aggiunto il poemetto di Porzio, che c'è soltanto in versione manoscritta, è un poemetto in esametri e Porzio sceglie una strada espositiva tutta diversa rispetto a quella di Francucci, tace completamente i nomi degli artisti, l'unico sostanzialmente che nomina è il committente, però mostra in un'altra maniera il prestigio che attribuisce agli artisti, cioè mostra nel costante paragone con i grandi artisti dell'antichità. Uno spazio ekfrastico, Porzio lo ritaglia parlando dell'Aurora di Guido Reni, ma qui andando a controllare il dipinto con la descrizione ci accorgiamo che i colori che Porzio dà non sono quelli del dipinto, sono quelli dei topoi letterari. Quindi una impronta letteraria estremamente forte anche in questo caso. Così come per esempio anche Porzio ricade nel vezzo di Francucci di accentuare la drammaticità delle immagini, per esempio nella sua descrizione dell'amore che fugge di Cigoli nella loggia della Psiche, ci sono tutti dei dettagli che non hanno niente a che vedere con l'immagine dipinta.
ultima della serie, un altro poemetto, però questa volta in endecasillabi, La villa borghese di Leporeo, dedicata alla collezione borghese quando la collezione borghese è stata trasportata già nella villa picciana. E anche qui abbiamo un lungo elenco di pittori illustri con pochissime notazioni e frasi, che quello che interessa di Leporeo è che Leporeo è guidato fortemente da fattori che non sono visivi, per cui trascura sostanzialmente le grosse statue, le grandi statue importanti, il Centauro, il Seneca, e si ferma su cosa? Sul Narciso, perché gli dà la possibilità di legarsi a una tradizione che parla della figura che si specchia e attribuisce alla statua borghese una gestualità che la statua borghese non ha. Sulla spunta lui dice che cerca di abbracciare l'immagine fuggente, invece la figura è più banalmente, tradizionalmente rappresentata in un gesto di meraviglia. Tutto questo per far emergere una eccezionalità dell'opera di Tezzi. Tezzi non sceglie i versi, sceglie la forma epistolare, che è già un registro pliniano e ciceroniano di realtà, che quindi vuole avvalorare la forza del proprio discorso, e segue un sistema descrittivo per cui prima legge le immagini e poi ne decodifica l'iconografia. E nel leggere le immagini ha tutta una peculiare attenzione per il colore, che è quello vero, non quello della letteratura, e le espressioni, che sono le espressioni delle immagini. Quindi un tentativo di rendere verbalmente il referente grafico, che costituisce una forte novità. Novità che si accompagna anche alla forma editoriale, in cui le immagini grafiche si integrano con riferimenti al testo. A questo punto credo che Gabriella può mostrare molto, molto più efficacemente di quanto sarei fatto io quello che abbiamo fatto. Allora, passo quindi ad illustrarvi il modo in cui abbiamo reso disponibili in internet i risultati delle ricerche che vi ha appena illustrato la professoressa Faedo. Partiamo dalla prima sezione, che è quella dedicata alla fortuna del testo di Tezzi e che presenta quindi le edizioni digitali del Romanum Museum di De La Chaussee. In home page troviamo una brevissima indicazione dei contenuti del sito, e nella pagina progetto invece una descrizione più dettagliata sia del progetto, quindi delle domande che hanno animato la ricerca, sia delle modalità di codifica che segue lo standard XML-TEI che è stato già menzionato prima, sia delle modalità poi di ricerca disponibili per il fruitore. Dal menu è possibile accedere direttamente ai testi, sia sfogliando il testo pagina per pagina, quindi come appunto fosse un libro, partendo dal frontespizio, sia invece selezionando una sezione dal sommario e andando alla pagina si vedono già presenti tutti i connotatori utilizzati. A sinistra la lista dei connotatori può essere attivata e appunto restituire in colori diversi le varie informazioni, ma poi lo vedremo un po' più in dettaglio. Nella barra dei menu abbiamo messo in evidenza i nodi più importanti del lavoro di ricerca su questo testo. In primo luogo, mi si è aperta un'altra sezione del testo. Dov'è? No. Scusatemi, ho cancellato la scheda che mi interessava. Sì. Così. Mi dispiace, ecco, rientriamo. Tra le fonti letterarie abbiamo suddiviso le citazioni letterarie esplicite dalle semplici indicazioni o menzioni di autori e testi. Se selezioniamo le citazioni, abbiamo immediatamente un elenco esaustivo di tutti i testi che vengono citati
dal De La Chaussée in tutte le opere, e la ricerca si può fare anche selezionando una delle due edizioni. Di particolare interesse per i fini del nostro progetto è stata la possibilità di evidenziare nel testo le citazioni che non vengono direttamente dichiarate dal curatore della terza edizione del Romanum Museum e che si appropriano di brani di Edes Barberine di Tezzi. E abbiamo qui tutta la lista appunto di queste citazioni e, cliccando su una pagina, possiamo vedere, mettere in evidenza le citazioni. Vediamo che appunto la lematizzazione segue il criterio autore, titolo dell'opera, luogo e data di pubblicazione e luogo dove si trova la citazione. In questo caso abbiamo la citazione riguarda la statua marmorea del Fano Barberini, abbiamo la possibilità di vedere la tavola del Romanum Museum, e avendo già fornito un'edizione digitale del testo di Tezzi, abbiamo anche inserito un link al testo di Tezzi dove cerchiamo la pagina e possiamo verificare la corrispondenza tra il testo di Tezzi e la sua ripresa nella terza edizione del De La Chaussée. Ancora dalla barra del menu possiamo andare alle opere che vengono illustrate nel De La Chaussée, e nell'ematizzazione, cioè nell'indicizzazione di queste opere, abbiamo tenuto conto, quindi dato indicazione, delle collezioni di appartenenza, in modo da poter ricostruire appunto tutte le collezioni menzionate da De La Chaussée, fornendo all'utente un elenco esaustivo. Queste informazioni, come vediamo dal menu collezioni, però raramente sono fornite dall'autore nel testo, ma piuttosto riservate alle didascalie delle tavole, ed è per questo che abbiamo trattato anche le didascalie delle tavole in modo da evidenziare queste informazioni. Ancora tra i connotatori utilizzati abbiamo i personaggi storici, mitologici, biblici, gli artisti menzionati da De La Chaussée, i luoghi, gli altri che abbiamo già visto, in più le opere menzionate, vale a dire quelle opere che non sono direttamente illustrate, diffusamente descritte da De La Chaussée, ma menzionate come confronto, come paragone, per sostenere magari un'identificazione, e quindi che ci premeva comunque registrare. Passo ora alla seconda sezione del sito, che è la prima tappa di questo progetto Edes sul genere letterario delle descrizioni di residenze, dove abbiamo, scusatemi, ho un po' di problemi perché, allora, ecco qui, questa è la prima fase che riguarda l'edizione digitale e la indicizzazione della Caprarola di Gambara e della Perettina. Vi ha già anticipato la professoressa Faedo che uno dei punti più interessanti del lavoro su questi due testi ha riguardato gli ambienti delle residenze, vale a dire abbiamo voluto evidenziare all'interno dei testi i passi che descrivono le residenze. In questo modo è possibile avere appunto una lista di tutti gli ambienti descritti e andare, adesso prendo il vestibolo del secondo piano che ci dà la possibilità anche di, quindi mettere in evidenza le opere descritte. Naturalmente gli affreschi sono descritti in sequenza, quindi vedrete tutto molto evidenziato. Questi due testi verranno poi riversati nel nuovo sito che stiamo implementando in modo da migliorare ancora la fruibilità.
Come vi diceva la professoressa Faedo, abbiamo per ogni ambiente abbiamo fornito una pianta che poverina chissà dove è finita, eccola. Una pianta del piano con evidenziata la stanza in questione e per ogni immagine, qui abbiamo un ciclo di storie della Genesi, per ogni opera, in questo caso abbiamo la creazione della luce degli astri, abbiamo dato anche un'immagine che colloca, che permette di ricollocare, quindi di localizzare l'affresco all'interno della stanza. E man mano che si procede nella lettura del testo, si vede come, procedendo, quindi evidenziando il percorso descrittivo, siamo ancora nell'ambito all'interno del vestibolo del secondo piano, nell'ambito delle storie della Genesi, e vediamo che la mappa mostra non solo, quindi con una numerazione progressiva, la posizione dell'affresco che sta descrivendo l'autore, ma anche tiene traccia del percorso descrittivo, quindi dando anche questa possibilità all'utente di tener conto della selezione che l'autore fa nella sua descrizione, perché non sempre questi percorsi seguono una sequenza logica, che quella che prevederebbe il percorso di visita. E ce ne accorgiamo, infatti, se continuiamo ad andare avanti, eravamo nel vestibolo del secondo piano, qui siamo ancora, vediamo, nel vestibolo del secondo piano, ma subito dopo passiamo invece ad una sala del primo piano, dove l'autore ritorna proponendo, invece che una sequenza logica tra le stanze, un accozzamento tematico, in quanto in questo caso abbiamo le imprese di Davide che si collegano appunto facilmente ai temi del vestibolo del secondo piano. E poi nuovamente, dopo anche chiaramente anche tutti questi affreschi sono stati trattati nello stesso modo, e poi nuovamente l'autore ritorna al secondo piano. Ancora, sempre riguardo a questi testi, abbiamo già visto le opere descritte, ma interessanti sono anche le opere menzionate, che sostanzialmente riguardano solo un testo, La Caprarola di Gambara, che, come vi illustrava la professoressa Faedo, si sofferma anche molto brevemente, però si sofferma, su alcune delle opere più prestigiose di Palazzo Farnese. Andiamo sul primo risultato, e tra le opere menzionate vediamo appunto le due statue colossali di Ercole, ma anche il Toro Farnese, di cui qui viene fornita un'interpretazione molto aggiornata. E ancora, questa era la statua di Afrodite accovacciata, ma anche il gruppo di Panne Olimpo e così via. Naturalmente anche per la Caprarola possiamo fare la stessa ricerca per ambienti che abbiamo fatto per la Perettina. E brevemente, spero di avere ancora qualche minuto per mostrarvi invece il nuovo sito che abbiamo preparato per i testi che descrivono le residenze borghese. E, in questo caso appunto si tratta ancora di un lavoro in fase di completamento, quindi ne vedete una versione provvisoria. Anche in questo caso la navigazione è analoga alla precedente, e abbiamo conservato l'indicazione degli ambienti delle residenze, cioè dei passi che descrivono i diversi ambienti, nonostante non sia stato possibile fare un lavoro così approfondito come quello che abbiamo fatto per i testi che vi ho appena mostrato. In alcuni casi abbiamo delle indicazioni, per esempio per quanto riguarda la galleria di Palazzo Borghese di Borgo, quindi vi mostro il modo in cui vengono visualizzati i risultati. Quando si parte, si focalizza l'attenzione sugli ambienti delle residenze, l'intera sequenza di testo che riguarda l'ambiente viene evidenziata.
A questo punto, dalla barra a sinistra dei connotatori, possiamo attivare gli altri connotatori e quindi, non so, opere e artisti, vedere quali opere si trovano all'interno di questo ambiente. Siamo all'interno della galleria, la navigazione tiene traccia di questo in modo da poterci fare orientare immediatamente. E abbiamo in questo caso un'opera di Bernardino Licinio, Il ritratto della famiglia del fratello, ancora nella Galleria Borghese. Quest'opera, la lemmatizzazione delle opere che sono state identificate nei lavori della Pergora sui dipinti della Galleria Borghese e della Calveram sulle antichità della collezione borghese, tiene conto anche delle collocazioni attuali delle opere in modo da fornire informazioni aggiuntive, oppure, come in questo caso, l'attribuzione corrente di un'opera che invece nel Francucci viene attribuita al Pordenone, come vediamo sia dall'Emma, ritratto del Pordenone e dei suoi figli, opera del Pordenone, sia dal connotatore che indica l'artista. Ancora abbiamo codificato nel testo anche le opere che vengono descritte, suddivise per tipologia, quindi abbiamo aggiunto questa informazione alla schedatura fatta nella prima tappa di questo progetto. Tra le sculture, anche le sculture appunto vi dicevo seguono la lemmatizzazione, questo primo risultato della Mazzoni a cavallo ci dà modo di parlare di un unico caso in cui il Francucci, molto interessante, in cui il Francucci ci documenta la situazione espositiva di questa statua, cioè della Mazzoni a cavallo, che era esposta insieme al gladiatore borghese. E le due statue erano state associate senza tenere in nessun conto la differenza di dimensioni e le differenze anche stilistiche evidenti tra le due statue, solo per poter costruire, in funzione narrativa, per poter ricostruire la storia di Achille e Pentesilea. Vediamo che in questo caso, appunto, abbiamo l'opera, quando cerchiamo dall'opera, la sequenza di testo evidenziata è quella che descrive l'opera che cerchiamo, e andando avanti evidenziando le opere, vediamo che alla statua della Mazzone, interpretata come Pentesilea, attivando il connotatore personaggi, vediamo come i nomi, le denominazioni, Podarce, Lerno, sono quelle che Demisiani aveva ricostruito raccontando fornendo una dotta esegesi di queste due opere poco dopo il ritrovamento del cosiddetto Achille, quindi del gladiatore, che aveva tratto dai Postomerica di Quinto Smirneo. E vediamo proprio come l'opera immediatamente successiva, che viene legata narrativamente e tematicamente alla prima tramite un gioco di sguardi, è il gladiatore borghese, denominato come Achille. Sì, avremmo dovuto avere, ma questi sono i piccoli, il personaggio mitologico che è stato appunto quello di Achille. E marmoreo dimostra il collo ignudo, questo Pentesilea, il nudo braccio e la mammella casta, ma troppo è viva e troppo fiero e crudo l'atroce Achille al suo furor contrasta. Ecco l'armato del vulcanio scudo, ecco librar l'inevitabile asta, in atto tal che Giove stesso in cielo, con possanza maggior, non libra il telo. In questo modo, quindi, anche in questo caso, abbiamo l'interpretazione corrente all'epoca del trattato e quella appunto attuale dell'opera. In più abbiamo potuto arricchire il nostro testo di ulteriori informazioni inserendo un link esterno alla base dati di Monumenta Rariora, che restituisce tutto il complesso sistema di informazioni che vi hanno appena illustrato i colleghi che si sono occupati di questo progetto. Ancora, alcune di queste opere poi chiaramente sono comuni a più trattati, è il caso per esempio, componimenti poetici, è il caso per esempio della statua del Sileno col Bacco Bambino, che compare nella galleria di Francucci, ma viene poi descritto, anche menzionato da Leporeo, nella sua nuova collocazione. E in entrambi i casi vediamo che gli autori ci danno questa interpretazione
di Saturno, come questa lettura dell'opera come Saturno con un figlio in braccio, sia il Eporeo che poi il... Scusatemi, ho un po' di difficoltà a usare Explorer perché non ci sono abituata, sia l'Eporeo, sia il Francucci che l'Eporeo. Ancora lo stesso tipo di ricerche che vi ho mostrato si può fare anche per l'opera di Porzio, e in questo caso appunto la possibilità di fornire indicazioni sulle opere ci dà la possibilità, ad esempio, di, in questo caso ci sono arrivata da, navigando dagli ambienti cercando il portico di Amore Psiche, e in questo caso se metto in evidenza le opere e gli artisti, l'indicizzazione dell'opera, come la favola di Amore Psiche di Cigoli, ci dà la possibilità di avere un'informazione in più rispetto a quella che ci fornisce l'autore, che non menziona assolutamente il poeta, come si vede anche, scusatemi, l'artista, sto cercando di sintetizzare, quindi... E vediamo che selezionando gli artisti menzionati in Porzio, Cigoli non c'è, si attivano solo poi le lettere. E sì, direi che ho concluso, mi scuso se ho rubato qualche minuto grazie, in più. Grazie Gabriella. Bene, come al solito Lucia con la sua modesta iniziale ha introdotto questo lavoro invece molto ricco e pieno di raffinatezza nell'indagine e anche di molteplicità di percorsi, per cui sarà poi forse difficile anche intervenire. Io personalmente sono molto coinvolto e forse anche qualcuno d'altri dei presenti da questa apertura verso la collezione borghese che diciamo colma un desideratum di parecchio tempo e diciamo riempie degli spazi vuoti nella ricerca che si è, come sappiamo, ha avuto degli sviluppi per la fase ultima, ma nella preistoria della collezione borghese abbiamo tante incertezze ancora. E se vogliamo sentire, se, ecco subito, ci vuole però un microfono perché sennò... Volevo sapere se Scipione Francucci è già online o era solo in anticipo? No, sarà, cioè, l'abbiamo trascritto, abbiamo sistemato, abbiamo solo il problema che dobbiamo fare un indirizzo link dall'Università di Pisa alla Scuola Normale, trovate l'indirizzo sulla brochure, credo che tra una settimana troverete tutto lì, cioè è già tutto fatto, abbiamo solo dei minimi problemi tecnici. Si tratta sì di un lavoro di qualche settimana, il tempo, come vedete l'indirizzo non è, che vedete non è quello che... Che perché non è ancora online, quindi stiamo ancora lavorando in attesa di poterlo mettere online, ma è questione di pochissimo. Il problema è quello di problemi di spostamenti di server, cioè sì. Siamo in trasloco, ecco. Siamo in una fase di trasloco. Allora, Samasci. Maria Emilia, non ti sento. Sente. Avevo una domanda un po' egoistica per la seconda edizione del Romanum Museum. Sono incappata nell'appendice del Romanum. Lo trovi online? Lo trovi online? Ecco, avete trattato anche le opere nell'appendice, quelle abbiamo messo le antichità varie. Tutto quello che accresce l'edizione del 1690, quindi trovi ecco. Anche, dovrebbe esserci anche l'appendice. Io l'ho trascritta a suo tempo, sì. Dall'esemplare della British Library. Benissimo, la ringrazio molto. Prego.